È verissimo che difficilmente un ricco possa entrare nel regno dei cieli, ma in verità io vi dico, è proprio un ipse dixit, sono frasi lapidarie del Signore che annunciano una verità incontrovertibile. Certo, la ricchezza immediata è il denaro, i beni di questo mondo, ma San Pietro ci aiuta con la sua domanda. Ci aiuta a comprendere l'intelligenza più profonda di questa frase del Signore, perché dice: allora chi può essere salvato? I ricchi non erano poi così tanti in Israele. Allora, se lui fa questa domanda di fronte a quello che il Signore dice, non credo che si stia preoccupando dei pochi ricchi che si debbano salvare. Quando dice chi si può salvare, vuol dire che praticamente se è così, come dice il Signore, non si salva nessuno qua. Quindi qui si sta parlando di una ricchezza più profonda, di una ricchezza più basica, più fondamentale ancora di quella del denaro, di cui anche parla, perché questo brano è immediatamente legato all'episodio del giovane ricco che se ne va via triste perché ha molte ricchezze. Però è la stessa cosa. Oggi sarebbe interessante fare questa meditazione durante il giorno. Di che cosa sono ricco io? Evidentemente una suora non è ricca di nulla, forse ha una penna, non lo so, qualche cosina ce l'ha sicuramente. Anche quelle non sono abbastanza, sono cose di cui si può essere e diventare avari, eh? Quando viene un'altra sorella e dice: senti, mi dai questo, già ti fa male, no? Ed è magari una stupidaggine. Però, al di là di questo, di che cosa tu sei ricco veramente? Oggi, qual è la tua ricchezza? A che cosa hai attaccato il cuore? Alla tua volontà, a quel progetto, a quell'idea, a quell'idea di te stesso, te stessa, a quell'ideale di te stessa, della famiglia, della casa religiosa, della missione, dell'apostolato. Di che cosa sei ricco? Della tua intelligenza? O sei ricco dei tuoi complessi anche, delle tue nevrosi? Di che cosa sei ricco? Cioè, che cosa tu stai accarezzando? Che cosa tu stai abbracciando? Su che cosa stai fondando o vorresti fondare la tua vita? Che cosa alimenta oggi la tua vita? La ricchezza è quello che ti dà il nutrimento, oltre che lustro, oltre che prestigio, oltre che appeal, oltre che quello che, cioè, ti fa interessante, speciale. Che cosa? Difficilmente, ed è un eufemismo, tu puoi entrare nel regno dei cieli oggi con quella ricchezza. Non si è mai visto, no? Un cammello che possa entrare dentro la cruna di un ago. Per pensare alla porta stretta, strettissima, che conduce al regno dei cieli. Che cos'è oggi che mi sta rubando il cuore, rapendo il cuore biblico, dove lì si decide, dove si è veramente noi stessi, dove la sede della nostra volontà, non soltanto degli affetti, dei sentimenti. Cos'è che mi turba, che mi rapisce la ragione, mi impedisce di discernere cos'è bene e cos'è male? Quale ricchezza? A quale ricchezza io ho dato me stesso? Quale ricchezza è diventato per me un totem, un idolo e ha preso il posto di Dio? Che cosa? Qual è il carcere dorato nel quale io sono oggi rinchiuso? Questa è la domanda profonda da fare, perché c'è una chiamata, è la chiamata di Dio, la chiamata a seguire il Signore, che suppone lasciare queste ricchezze, lasciare tutto. Significa libertà. Noi non siamo speciali, né un prete, né una suora, né un religioso, né un cristiano, perché il Signore qua non stava parlando a nessuna congregazione, non stava facendo esercizi spirituali per una congregazione di preti o di suore, eh? Qui non stava parlando nemmeno dei monaci del deserto, no, no, stava parlando ai suoi discepoli. Pietro era sposato, parlava a quelli che lo seguivano, che avevano famiglia molti. Non era previsto in quel tempo ancora il celibato e il nubilato, non c'era. Sta parlando di qualcosa ancora più profondo. Anche quando dice che ha lasciato padre, madre, fratelli, sorelle. E poi, qui non lo dice, ma in altri passi dice campi, qui dice case, facendo
qualcosa di ancora più profondo, direi ontologico. C'è un modo di lasciare che significa essere liberati, significa essere trasfigurati, significa vivere un'altra relazione con padre, madre, fratelli, sorelle, con la casa, con i beni di questo mondo e quindi con tutto quello che abbiamo detto prima, con i propri progetti, col proprio pensiero su se stessi, su come dovrebbero essere gli altri, eccetera, eccetera. Essere liberati dalla catena dell'idolatria, che è sempre la superbia, e che è sempre incredulità, che è sempre adulterio, l'adulterio originale, quello che ci separa dal Signore per mettere nel Santo dei Santi l'abominio della desolazione, cioè nel cuore, che è il Santo dei Santi dove il Signore vuole dimorare, il cuore, l'intimo mio e tuo, che è il Santo dei Santi del Tempio, che è il mio corpo dove il Signore vuole dimorare, un idolo. E questa è la morte, è una schiavitù inenarrabile, che ci fa nervosi, ci fa brutti fuori, ci chiude gli occhi, anche se sono aperti, abbiamo gli occhi spenti. Non trasmettiamo gioia, non trasmettiamo pace, non trasmettiamo libertà. Trasmettiamo nevrosi, trasmettiamo progetti, trasmettiamo idolatria, idolatria, anche nelle parrocchie, anche nelle scuole, nelle congregazioni, anche nelle famiglie, anche nella nostra vita, di celibi o di nubili, perché non ci siamo sposati. Trasmettiamo il grigiore di uno che vive aggrappato al proprio progetto per poter sentirsi vivo, perché non ha altri sostegni. Ed è effimero perché basta un po' di mal di gola o di mal di testa, un piccolo virus a mandare a tutto per aria. Allora, oggi siamo chiamati a libertà, di nuovo. Vieni con me. Che cosa ne avremo? Cosa ne avremo? Ma tu davvero Pietro, veramente Pietro, poverino, sempre fa la figura del tontolone. Ma cosa ne avremo? Cioè davanti a Gesù Cristo mi dici cosa ne avremo? Cioè davanti uno che ti ha preso, ti ha strappato da tutte le angosce del mondo, ti ha fatto libero e cosa ne avremo? Peggio dei paperoni dei paperoni sei, anche non avendo soldi, insomma, lui era abbastanza ricco, ma allora coraggio, che il Signore ci chiama a una libertà e a vivere il centuplo, che è vedere le relazioni moltiplicate. Signore non ci toglie niente, il Signore ci libera dal grigiore, dal minimo sindacale, che noi pensiamo sia il massimo possibile a una persona, delle relazioni per esempio, in famiglia, ma dove sia e con chi sia, ci dà un cento, cioè qualcosa che supera la nostra immaginazione, supera le nostre possibilità, supera la nostra speranza, i nostri desideri, una relazione libera, una relazione nuova con tutti, quindi una relazione piena, che già sta di cielo, che già è il regno dei cieli, una relazione di chi è cittadino del Regno dei Cieli, già qui. Quindi senza barriere, senza pregiudizi, senza esigenza, con una libertà enorme, donandosi, perdendo la vita, perché la vera omelia di questo Vangelo è chi perde la propria vita la ritrova. Questo significa, chi perde la propria vita ce l'ha centuplicata, chi la difende la perde. La perde, non c'è più niente. Il mondo sta difendendo la vita e la perde. La perde. Noi possiamo perdere la vita perché abbiamo vita e vita eterna dentro. Cioè abbiamo Cristo che ha preso possesso di noi, che ha distrutto l'idolo, che lo ha buttato fuori dal nostro cuore, dalla nostra casa, ha buttato via Satana e le sue menzogne ed è tornato Lui. Adesso si tratta di difendere il nostro tempio, difendere il nostro tesoro che è Cristo e seguirlo. E ogni giorno sperimenteremo tutto centuplicato, tutto come una primizia del Regno dei Cieli, per avere in eredità, quindi gratuitamente, e per natura di figli, la vita eterna, la vita che non muore. Non abbiamo lasciato, siamo stati attratti dietro allo sposo, attratti dietro una vita nuova, attratti nella libertà, per vivere in pienezza ed essere liberi di poter donare la nostra vita e così gustare nel perderla, nel donarla a tutti, senza riserve, la vita che non muore, il regno dei cieli, un altro mondo, un'altra forma di vedere le cose, un'altra forma di fare tutto, che è pieno di pace, che è pieno di gioia, è pieno di autentica, autentica libertà, perché è pieno d'amore.